Per 40 minuti la testa è altrove, chissà dove. Poi la Lazio si ricorda, malgrado le assenze, di essere la Lazio, la squadra campione d'Italia, e per la Sampdoria svanisce il sogno aperto dal gol di Vasari. La formazione blucerchiata spaventa l'Olimpico, ma sfiora soltanto il raddoppio ed allora si concede ad un destino inesorabile. Se fossimo andati sul 2-0 certamente era un discorso un po' diverso. E non ci siamo riusciti e loro si hanno castigati, è chiaro che è così, quando giochi contro le grandi squadre capita questo. Ed infatti l'ex Lombardo, con una doppietta confezionata nel giro di 64 secondi, inverte il corso della gara e riporta la bilancia tecnica sui valori stimati. Meno male che ci siamo svegliati, è cominciato a giocare bene ultimi 5-10 minuti primo tempo e poi tutto il secondo tempo va bene. Neanche il tempo di tornare in campo per il secondo tempo e la Lazio ipoteca il passaggio ai quarti con Ravanelli, un gol con una dedica speciale al papà scomparso. Sul 3-1 la Lazio vola in scioltezza, la Sampdoria comincia a pensare a mercoledì prossimo, al campionato. L'uomo ragno Mihajlovic aggiusta la maschera protettiva e regala a Sensini un pomeriggio di gloria. La squadra di Cagna ha un sussulto con Flachi, imbeccato da Vasari in area. Il numero 10 Loriano non può neanche festeggiare. In occasione del gol subisce un brutto colpo ed è costretto a lasciare il campo in barella. Il 5-2 arriva dal dischetto. Nedved viene atterrato da Zicovic. Ravanelli firma la sua doppietta e ricorda così ad Eriksson che in questa Lazio, per l'attacco, non ci sono soltanto Lopez, Crespo, Sala, Senzari.